Ciao a tutti e benvenuti all'evento trash dell'anno. Oggi sì, è arrivato il momento di recensire quello che a mio parere al momento è decisamente il capolavoro trash definitivo del cinema del 2023. Non era così scontato che lo fosse perché ci sono comunque altri candidati piuttosto ferventi, ma questo li ha voluti battere subito al primo colpo senza proprio battere ciglio allo stesso tempo. E avevo già captato la bruttezza apocalittica di quest'opera dal trailer e anche allo stesso tempo l'entusiasmo e la volontà di questo film di battere la concorrenza dell'orrido. E quindi io ero già pronto, volando nell'iperuranio e segnandomi la data su Google Calendar. Stiamo parlando di Uno splendido disastro, un film americano di Roger Campbell tratto dall'omonimo romanzo di Jamie Maguire, romanzo che non ho letto, ma ho letto diverse cose, le trovate nei libri trash ormai antichi dell'autrice, sorprendendomi sempre di questo universo sbarazzino. Ho scoperto, conosco naturalmente di fama Uno splendido disastro, si tratta di un romanzo young adult che goffamente inserisce elementi anche erotici brutti e anche degli spiragli di crime e mafia gestiti malissimo, e ho avuto modo di conoscerlo tramite Ilenia, che gli aveva dedicato una recensione. E tra l'altro questo libro per me ha un'importanza storica perché è stato il titolo che ha convinto Ilenia a lanciare la rubrica Libri di Melma, tanto era esterrefatta di fronte a quello che questo romanzo conteneva, e da lì in poi è nata una leggenda, ok? Quindi c'è una certa affettività da parte mia verso questo romanzo, alla sua importanza, diciamo. Da ormai 10 anni, perché stiamo parlando di un libro ormai uscito tantissimi anni fa, che non ha più una presa, un hype, cioè non mi sembra che abbia mantenuto un hype così esondante come lo era ai tempi dell'uscita rispetto ad After, che tuttora dopo anni continua ad avere la sua nicchia di appassionati molto forte. Uno splendido disastro mi dà la percezione di essere stato un caso editoriale, commerciale dell'epoca, ma poi l'entusiasmo si è un po' spento e il film curiosamente esce solamente adesso. E c'è da parlare. Io tra l'altro ho fatto una fatica a guardarlo, non ho neanche preso appunti perché ho detto no, è troppo, dovrei parlare di tutto, quindi che devo fare? Allora, questo film già dal trailer si presentava malissimo, ma aveva le carte in regola per essere veramente un capolavoro del trash. Il trailer non nascondeva assolutamente la bruttezza visiva di questo film, che ha una regia di un trashissima tra intuizioni di carattere anni 90, come le scritte giorno 1 mentre i due protagonisti convivono, il uso dei timelapse in modo estremamente invecchiato, momenti in recitazione orrenda, momenti in slow motion e momenti estremamente demenziali, che però non sono mai così spinti da lasciarti intendere che siano messi apposta. Sembra quasi che non sono abbastanza demenziali per farti capire che sono stati messi apposta, ma non sono abbastanza seri per farti capire che sono trash. Quindi vivono un po' in quella limbo lì che rende il tutto più magico ancora. Prima, mentre le campane suonano a festa, naturalmente come al solito, un ulteriore momento di entusiasmo me l'ha lanciato un TikTok ufficiale sul film che mi è apparso sulla mia bacheca. E io ho detto, ok, nessuno crede a questo film, nessuno crede alla qualità di questo film, non è possibile. E già io stavo volando, perché la bruttezza del trailer con una battuta chiave di un personaggio che dice ti spiezzo in due, io non potevo crederci, cioè non è possibile. E allo stesso tempo la regia di Roger Campbell, che è responsabile di quello che è il peggiore film della serie After, e ce ne vuole, ovvero After 2, che era totalmente buttato in cacciara, sembrava proprio fatto con le modalità della serie TV Boris, cioè facciamo tutto a cazzo de can, ecco,
Quindi c'erano tutte le prospettive per avere un capolavoro del trash che sono state confermate da questo TikTok ufficiale, non è che l'ha fatto un fan, una fan ufficiale, che diceva i tre motivi per vedere uno splendido disastro. Se i tre motivi per vedere un film sono questi, allora è un film che già preannuncia la sua enorme qualità. Allora, il primo motivo che era annunciato era Dylan Sprouse con un emoji tipo con la bava alla bocca. Dylan Sprouse a me sta molto simpatico, è anche un attore, devo dire, decente, cioè a livello di recitazione, ha una recitazione decente e mi dà l'idea di essere un patatino, un pandorino, quindi va bene, però era descritto nel tipo guardalo perché Dylan Sprouse è buono, no? E vabbè. Il secondo motivo era Dylan Sprouse nudo, quindi non hanno trovato neanche un secondo motivo, semplicemente Dylan Sprouse che ogni tanto è vestito e Dylan Sprouse nudo. Ok, questo è il secondo motivo, già ce ne siamo bruciati 2 su 3. E il terzo motivo è la chimica. E mi ho detto, what the fuck, non è possibile. E allora io ho avuto un'ulteriore conferma, ho detto questo è il Bosco 1 delle commedie romantiche, partiamo. Allora, già da subito si coglie la magia della regia di Roger Campbell, che la butta completamente in cacciara. Non ha nessuna voglia di fare un approfondimento dei personaggi che sta descrivendo, probabilmente perché anche lui in partenza pensano che siano carta velina. Quindi decide di buttare tutto sul trash e il film stesso non ha una vera evoluzione, è costruito tramite scenette incollate con lo sputo tra loro. I due protagonisti sono Abby, è una ragazzetta che è in fuga dal padre. Scopriamo quasi subito che lei ha avuto qualche problema con il poker in passato e adesso vuole solo fare una vita normale al college e diventa la nuova sé, indossando cardigan cerulei del Diavolo Veste Prada per andare in questo college americano. Allora, nonostante sulla carta Abby dovrebbe avere i 19 anni, i 20 che ti consentono di andare al college, in realtà lei è una campionessa di poker mondiale in modo assolutamente non legale da quando aveva 13 anni. Ma lei deve mantenere segretissima la sua identità, anche se poi in un momento chiave del film la dice così a muzzo. Allora, il college dove va la nostra cosina è un college molto particolare perché gli studenti, nella migliore tradizione delle serie TV anni 90, nonostante dovrebbero avere 19-20 anni, dimostrano il triplo della loro età. Benissimo. L'altro protagonista, il nostro bad boy, è Travis Maddox, che è interpretato appunto da Dylan Sprouse. E nonostante Dylan Sprouse ci provi a interpretare questo personaggio, io non riesco a trovarlo credibile. Perché? Perché lo vedi che è un bravo ragazzo, ha la faccia, non, puoi mettergli tutti i muscoli che vuoi, e infatti si è pompato, cioè è obiettivamente un adone in questo film, però ha la faccia da bravo ragazzo, fa le smorfiette da bravo ragazzo, è un patatino, un pandorino, e quando fa quelle 2 o 3 battute che riguardano lo scopare, io scopo tutto, e cerca di fare lo scimmione, non gli riesce bene, cioè ci prova, ma non ha quell'attitudine da bad boy decerebrato che dovrebbe avere il protagonista. È un pandorino, è il simpaticone del gruppo, cioè a me verrebbe voglia di uscire in compagnia con Dylan Sprouse e in quella compagnia sarebbe un po' il giullare di corte, cioè il simpaticone che fa le battute. Non ce lo vedo fare il bad boy, nonostante abbia la prestanza fisica per attirare certamente la nostra cosina, però veramente è proprio out of character, no sense. Lui ci, ve lo giuro, poverino, lui ci prova a interpretarlo al posto di Iiro Tiennes-Finn, quello là di After, lui proprio recitazione nulla, cioè proprio lui è carta bianca, non fa niente. Dylan ci prova a dare delle sfumature al suo personaggio, ma non è credibile per niente. Però quando conosciamo la nostra cosina, non sappiamo ancora che lei cadrà nella breccia del bad boy, in realtà dimostrando che questo film ha tra i tanti problemi, ne ha uno gravissimo.
la scrittura del film è una baggianata. Non rende minimamente credibile lo sviluppo delle relazioni umane. E quindi, anche quando dovremmo intendere che tra i due protagonisti dovrebbe nascere la chimica, in realtà non è descritta in tal modo, perché è come se corresse, il film corresse continuamente e non ci dà la possibilità di capire come si sta sviluppando il loro rapporto, probabilmente perché anche il materiale di partenza era scritto con lo sputo. Mi sembra di capire. A rendere ulteriormente prova del fatto che il regista non nutrisse particolarmente simpatia per il suo stesso progetto, decide di, laddove possibile, mandare tutto in vacca. E manda tutto in vacca già dall'inizio, perché appunto Abby si presenta all'università volendo cambiare vita e non essendo più una scapestrata, indossando una camicetta bianca in seta e, ve lo giuro, lo stesso identico maglione ceruleo del Diavolo Veste Prada, per far vedere che è una brava ragazza. E fortunatamente una sua amica, che a quanto pare lei già conosce, al college l'accoglie prendendola per il culo per l'outfit e la trascina proprio così a un incontro clandestino. Perché? Ma sì, andiamo a una festa, e vanno a un incontro clandestino. E qua scopriamo che Travis Maddox è effettivamente un ragazzo che si paga gli studi facendo box clandestina sostanzialmente, e lui picchia tutti e vince sempre. Allora, io mi ricordo che nel romanzo si faceva un affondo anche su la storia di lui, sul fatto che lui aveva una difficoltà familiare enorme, che lui ha imparato a fare box perché schivava i colpi del padre. Incredibilmente questa banalizzazione delle violenze domestiche, delle violenze familiari, Roger Campbell dice forse non è il caso di inserirle e di fare parodia pure di queste, quindi le eliminate. E anche eliminando, diciamo paradossalmente, eliminando il passato difficile di Travis Maddox, diventa ancora meno credibile come bad boy, perché in realtà lui parla della sua famiglia con grande nostalgia, malinconia, con questo sorrisetto da bravo ragazzo, e per tutto il film, ve lo giuro, cercano di dipingerlo come se fosse un ragazzo scappato da casa o comunque l'ennesima follia che disturberà la vita tranquilla di cosina che vuole costruirsi. Ma nel film non è credibile, perché sembra semplicemente uno a cui piace andare con le ragazze e fare l'amore con le ragazze, e esce con ragazze diverse, lui è buono, non si vuole impegnare, e le ragazze con cui esce sono d'accordo con questa cosa, e quindi non vedo perché per questo motivo debba essere trattato come una scheggia impazzita. Sì, vabbè, picchia la gente, fa gli incontri di box, ma tolto questo elemento sbarazzino, è un ragazzo normalissimo. Un po' decerebrato, ma normalissimo. Tant'è che noi capiamo subito che se Cosina lo ricambiasse, lui cambierebbe da così a così. Cioè, praticamente glielo dice tranquillamente. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, appena Cosina vede il nostro protagonista a petto nudo, completamente oggettificato, il Dylan Sprouse in questo film, tant'è che sono molto più frequenti le inquadrature sul suo pacco, sui suoi addominali e soprattutto sul suo culo, che è il vero protagonista del film. Travis Maddox è completamente un personaggio privo di personalità, perché è completamente oggettificato all'interno del film. Ve lo giuro, compare più volte il culo rispetto che la sua faccia, però Cosina, giustamente, anche lei, che è tutta portatrice di sani valori, di fronte agli addominali sbava talmente tanto che rimane incantata nel momento in cui Travis lancia un pugno al suo avversario e uno schizzo di sangue improvvisamente macchia il maglioncino ceruleo di Cosina, come una meravigliosa metafora della perdita dell'innocenza. Oh Madonna Santa. Fatto sta che il film, rispetto all'originale, che se non mi ricordo male, nell'originale lei era tipo tontessa, cioè era una mezza scemotta casa e chiesa che non capisce... Oh, oddio, oddio è nudo, oh no, non posso guardare. Rispetto a quella protagonista, la protagonista di Uno splendido disastro, il film obiettivamente è più coerente, quindi lei non nasconde il fatto che goda nel vedere gli addominali di Cosino, e infatti lei fa pure un sogno erotico in cui sogna che lui faccia la doccia con lei. Le inquadrature in questo momento sono imbarazzanti, si usa proprio un montaggio stile filmaccio di 7 gol degli anni 80 con i flashback in bianco e nero sugli addominali
finali di lui è una roba imbarazzante, no? È veramente cinematograficamente indecente, cioè veramente allucinante. Per una serie di motivi piuttosto fantasiosi, grotteschi e surreali, i due cosini diventano pseudo amici e qua non è chiaro come venga costruito il rapporto. Lei è completamente decerebrata nella prima parte del film, cioè c'è un momento disagiato a lezione in cui lei non si accorge che lui è seduto dietro di lei e lei lo sta guardando su Instagram e dice ma quanto è sexy, ma quanto me lo farei, e lui tipo fa una battuta del tipo grazie, la mia foto preferita, lei oh, no no. E visto che lui ha ben chiaro che lei gli sta sbavando dietro, la invita ad uscire con una certa insistenza. Cercano di dargli questo tratto un po' da stalker, come succedeva nel primo libro, ma tutto sembra la sagra della porchetta. Poi tra l'altro questa scelta imbarazzante di lei che anziché dirgli no, non voglio uscire con te, si mette giù col pigiama per uscire per non essere attraente. E lui, tra l'altro, anziché dirgli ma come cavolo sei vestita, che ridere, che trash, le dice il fatto che sei vestita è che hai paura di me. Ma scusami, ma la nostra cara Abby non poteva dirgli che non voleva uscire? A parte che certo che vuole uscire, sbava sui suoi addominali continuamente. E fa pure la cemetta nel tipo, ah, dobbiamo essere amici. Cioè lo friendzona anche se non lo conosce praticamente. Cioè come fai a costruire un rapporto con una persona che non conosci così? No, possiamo rimanere amici ma senza benefici. Vabbè, ma il peggio arriva dopo, perché in realtà Cosina è una stronzetta, eh. Ci sono questi momenti disagiati in cui lei incontra un tizio che vi giuro, io pensavo fosse un professore, perché quell'uomo non ha 20 anni, ne ha 45, se non di più. No, io vi giuro, ha 45 anni sto tizio. Un tizio che passeggia nel campus di Cosina. Lo scontro tra i due avviene perché Cosina gli lancia una palla in mezzo alle palle. Ok. E questo povero Cristo giustamente si piega dal dolore, insultando creativamente Cosina dicendole che è una campionessa mondiale di football per questo motivo. E Cosina reagisce al dolore di questo tizio che comunque, vabbè, anziché, cioè, si gli dice mi dispiace e le dice oddio, adesso non hai più le palle, cioè, fa come stanno le palle, oddio, metti una cosa su, metti di lì, cioè, fa queste battutine del tipo in cui sminuisce il fatto che lui sta per morire i suoi gioielli. Ed è tutto disagiato, perché questo tizio viene introdotto in questo modo, dovrà essere un altro lato molto goffo del triangolo. Cioè, e non ho capito la dimensione, perché palesemente Cosina ha un atteggiamento di perculo verso questo ragazzo. Sembra che lei lo disprezzi, lo prenda come, oh poverino, sta piangendo perché gli ha tirato una palla in mezzo alle palle, come fragilino. Però diventerà, ve lo giuro, il terzo lato del triangolo per 10 minuti. Ok. È imbarazzante. Sto cercando di costruire a memoria gli altri momenti. Vi dico solo che il film ha una montagna di riferimenti, tra l'altro ai film di After, che vengono inseriti tipo easter egg. C'è un momento trash in cui un personaggio inutile, un amico di Travis e Cosina, sta guardando After e piange dicendo no, non puoi trattare così Tessa! Ma certo che la puoi trattare così, è una decerebrata! Vabbè, questo era un altro momento trash che mi è venuto in mente. Io arriverei direttamente al momento in cui Travis vuole uscire con Cosina, cioè si vede che è innamorato, gli piace Cosina, perché poi lei non gli sta dietro, non si concede, quindi lui ci prova. E arriva questo momento disagiato in cui il nostro protagonista deve fare un incontro di box con un sfidante particolarmente piazzato, che gli dice tra l'altro la famosa frase «Io ti spiezzo in due». Io, se fossi stato Travis, gli avrei riso in faccia. Totalmente. Cioè, veramente, siamo finiti in un circuito infernale di cattivo gusto. Travis è un po' preoccupato, ma allo stesso tempo fa una sorta di scommessa con Cosina, in cui, sostanzialmente, se dovesse vincere,
cosina dovrebbe andare a vivere da lui. Questo perché? Perché a casa sua si è rotta la doccia. Ma fatti una doccia fredda. Ma vai da qualche altra parte. E invece no, cosina comunque una scroccona sotto sotto. E poi, anche se dice no, non mi concedo, gli addominali di Travis sono sempre lì, ok. Nel frattempo però lei esce col tizio delle palle. Esce con questo tizio delle palle lui ci prova anche patatino, sembra anche un ragazzo normale nonostante abbia 45 anni suonati e dovrebbe essere un ragazzo di 20. Però ci prova, la porta a cena, fa romantico e poi lei decide di portarlo all'incontro di box per poi tornare a casa. Loro sono in macchina e c'è questo dialogo imbarazzante. Lei gli dice sostanzialmente che d'ora in poi, per aver perso una scommessa, dormirà a casa di Travis Maddox, che l'altro tizio ha visto in guerra, pigliando a pugni e vincendo ovviamente contro Ti spiezzo in due. E lui dice, ma scusami, e giustamente un attimo, a parte che è un cretino questo alla fine, però comunque dice, ma scusami, noi abbiamo passato una sera romantica e mi stai dicendo che stai andando a dormire nel letto di un altro ragazzo? Sinceramente questa cosa non mi va bene. Ok, stiamo parlando di questa cosa qui e all'improvviso arriva Travis da fuori dal finestrino che fa "Aaah!" E c'è questa scena imbarazzante in cui questo idiota dice a Abby: esci dalla macchina, esci dalla macchina, mi farà male, esci dalla macchina, esci dalla macchina! E lei, ma sei un cretino! Dammi il bacio della buonanotte! No, mi farà male, mi farà male, esci dalla macchina! Ma cos'è? Imbarazzante! Ma il peggio arriva dopo, perché comunque lei sembra non fregarsene più particolarmente di questo tizio delle palle e dorme nello stesso letto di Travis con questa gioia. C'è questo momento veramente what the fuck incredibile in cui lei nel sonno stringe l'erezione di Travis ed è imbarazzante. È veramente imbarazzante perché tra l'altro lui la gestisce anche inizialmente in modo abbastanza equilibrato, del tipo Abby no 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 così, e lei mi ha fatto toccare il pene, ma come è possibile? Quindi per mezzo film dovremmo parlare di questa erezione per poi seguire l'intera convivenza. Il film da questo momento in poi, a parte dei momenti disagiati, incollati con lo sputo, cioè sembra veramente che la trama non possa andare avanti, c'è un momento a una festa ridicola in cui un'amica di Abby litiga con il fidanzato perché lui vuole avere figli e lei non li vuole avere. Mi fanno schifo i bambini, non li sopporto! Ho detto, ma cosa sto guardando? Ma è tutto imbarazzante, fino a che... No, la nostra cosina scopre che deve salvare il padre dai debiti. Quindi va a Las Vegas e scopre che suo padre deve $100,000 alla mafia e in modo totalmente illegale, visto che lei è campionessa del poker, ma non ha ancora 21 anni nonostante ne dimostri 35, decide di andare a vincere sti soldi perché lei è una campionessa del poker, anche tutte le strategie per mettere in difficoltà gli avversari. Si mette questo orrendo abito preso su Shein con le paillette blu, che infatti poi verrà strappato senza neanche toccarlo, quindi la qualità di poliestere becera si vede da lontano, e lei arriva prendendo tutti sti soldi, ma con un coup de théâtre impossibile, viene fermata dal suo amico del liceo, che adesso lavora alla sicurezza del casinò, dicendole che deve ritirare tutti i suoi soldi perché non ha 21 anni e quindi ciao, ciao, e così è geniale, che così geniale, comunque non riesce a trovare una soluzione a questa cosa. E nel frattempo Travis, con grande aplomb, usa il cellulare dell'amica di Abby dicendogli proprio compratene un altro, ma che cavolo vuoi, per andare a recuperare Cosina, perché scopre dal tracking di Cosina, perché è come un pacco con Bartolini, cioè sostanzialmente lei ha l'amica al tracking di Cosina, allora scoprono che sono a Las Vegas, ok.
Quindi lui la raggiunge e nel frattempo Cusina ha questi incontri con i criminali. Non si parla della mafia in modo così esplicito come nel libro, è tutto molto più velato, variegato e gestito malissimo, non si capisce una fava. Fatto sta che la mafia vorrebbe sfruttare Cusina per le sue qualità di giocatrice di poker e quindi usarla particolarmente come uno strumento per fare soldi, ma Cusina lei vuole andare al college e quindi non vuole ritirarsi da questa cosa qua, no? Si scopre, ve lo dico subito perché è inutile, si scopre che in realtà era una trappola per Cusina. Il padre era d'accordo con la mafia per farle fare questa cosa in modo che lei iniziasse a lavorare per la mafia. Cusina reagisce elettrificando suo padre con un taser, benissimo. Ma nel frattempo Cusino, per dimostrare il suo amore, scopre che Cusina ha dei problemi di soldi e decide di battersi contro sta bestia nera in un incontro clandestino, dove però ahimè finisce male con un incendio da cui tutti scappano. Fortunatamente Cusina ha già capito che il padre la voleva incastrare e quindi arriva alla scena di sesso più imbarazzante della storia, dove i due cercano di fare all'amore nella camera di albergo dell'hotel, ma rompono tutto, cioè qualunque cosa vadano, in qualunque punto della casa vanno, si rompe il tavolo, si inonda d'acqua l'appartamento dell'hotel, rompono sculture, bicchieri, cioè di tutto, e si rompe anche appunto il vestito di Shin di Cusina, ma quello senza neanche guardare, cioè si sgretola da solo. Quindi alla fine c'è questo momento disagiato in cui dovremmo in teoria essere carichi di passione verso Cusina e Cusino che lo fanno, ma in verità è tutto molto tragicomico. A questo punto, scoprendo anche una borsa piena di cash, Cusina e Cusino si sposano a Las Vegas, punto. E così finisce questo film. Un film no sense, a parte diseducativo ai massimi livelli, ma comunque, se posso dirla tutta, nel tentativo di togliere le parti più problematiche del libro, hanno comunque mandato in cacciara tutto il resto. Cioè è un film che non ha senso, girato malissimo, una regia oscena, di cattivo gusto, vecchia, con momenti demenziali che non sono abbastanza demenziali da renderlo parodia, ma troppo demenziali per essere presi come un film normale. È proprio un film dove nessuno ci ha creduto, secondo me, e l'hanno mandato in cacciara. Quindi mandiamolo in cacciara, rendiamolo un teatrino del grottesco e rendiamo iconica questa roba. Però devo dire che effettivamente il fatto che in alcuni punti si capisse che lo stesso regista non ci teneva particolarmente a questo film e voleva cazzeggiare, siccome vedi che è quasi volontario in alcuni punti, in realtà quello status iconico di trash involontario del film, come può esserlo 365 giorni, che quello è imbarazzante a livello di qualità, ma è trash involontario totale, questo invece percepisci che chi ci ha lavorato l'ha voluta mandare in cacciara e non ha quella maestria genuina del secondo After, che è proprio un film che non aveva senso di esistere, e l'ha buttata sul trash totale con lo yoga acrobatico e altre amenità. Qua invece è la vernice che si asciuga da osservare fino a che non ammuffisce, nonostante alcuni momenti particolarmente toccanti, quali i 15 minuti passati a parlare dell'erezione fasulla, perché si vede tra l'altro che è un pezzo di cartone quell'erezione lì, erezione fasulla di Dylan Sprouse, di cui ricordiamo viene inquadrato più spesso il culo che la sua faccia. E detto ciò, io credo che comunque la gente che ci ha lavorato si sia divertita, un po' come Boris quando lavorano a un film, cioè il mood che mi dà è quello, cioè percepisci nel making of del film tantissimo disagio e divertimento, cioè questi secondo me cazzeggiavano di continuo, cioè non, altrimenti non mi posso spiegare come sia nato un prodotto così basso e disagiato, ma allo stesso tempo talmente senza cervello da divertire effettivamente nel suo trash. Quindi dobbiamo capire se è il capolavoro trash iconico cinematografico del 2023, ma devo dire che ne è valsa la pena. Cioè un film così
buttato per aria, così what the fuck, serviva un po' per scuotere, anche perché al momento sulla parte editoriale dei libri veramente trash come come uscivano una volta sono rari. Invece il cinema ha regalato la perla che ha un po' scosso di trash il nostro 2023. E quindi niente, io sono esausto, il cervello mi cola. Detto ciò, fatemi sapere voi. Naturalmente se vi è piaciuto il film non offendetevi, però insomma, dai, parliamoci chiaro, un po' la monnezza. Detto ciò, io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!